No, questo è il più duro. Questo è il più duro per una serie di motivi, ma non è un qualcosa che ci deve spaventare più di tanto. Cioè, dobbiamo essere preoccupati ma consapevoli del fatto che possiamo uscire da questa situazione anche in fretta, perché come diceva il mister ci sono tante partite. È indubbio, in momenti del genere non possiamo non ammettere di aver fatto degli errori, se no non avremo 7 punti. Quindi la cosa da fare è fare autocritica e avere fiducia e da lì ripartire. Beh, in un momento del genere sarebbe anche da ecco. È normale che ci sia preoccupazione per quello che sta succedendo, però in situazioni del genere uno deve avere la forza di essere il più lucido possibile per analizzare quello che sta succedendo e ognuno di noi deve trovare la forza di capire dove può aver sbagliato a livello personale e avere soprattutto fiducia nei propri compagni, nel nostro allenatore. Questa non manca e non mancherà mai. Lo spogliatoio è chiaro, ma tutto l'ambiente va di conseguenza con i risultati. È chiaro che non si può essere felici quando si hanno 7 punti in classifica. Se le vittorie aiutano a creare autostima, e questa squadra in questo momento ne ha anche bisogno, anche se, ripeto, ha bisogno di autostima, ma nello stesso tempo deve essere consapevole della propria forza.